Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con quella che di fatto è la seconda parte dell'Abruzzo del Pallone Live di questa domenica. La prima parte è quella che vi ha accompagnato nel pomeriggio per seguire le gare di Serie D e allora, visto che oggi non c'è la Serie C, chi ha giocato ieri, perché tornerà in campo martedì tra pomeriggio e sera, allora ne approfittiamo per tornare a un formato che è quello che conoscete, ovvero dei post gara, per mostrarvi le immagini, le interviste delle partite di Serie D. Non capiterà di frequente, perché spesso e volentieri la domenica ci sarà la Lega Pro, ma quando abbiamo la possibilità, come oggi ad esempio, ci fermiamo e facciamo un resoconto di quello che è successo. Ovviamente è stata una giornata, la seconda nel girone F di Serie D, in cui non sono mancati i risultati anche a sorpresa. Vittoria tra le abruzzesi solo del Pineto. Di fatto tra sei compagini sono giocate 5 partite, perché a Pineto tra Castelnuovo e Fano si è fatto male l'arbitro e quindi la partita è stata sospesa prima, rinviata poi, si recupererà a ottobre e quindi si sono giocate solo 5 abruzzesi in campo questo pomeriggio. Lo faremo fino alle 21 come di consueto con il nostro ticker che vi aggiorna in tempo reale. Poco fa 3-2 della Roma nel derby tra Lazio e Roma, in vantaggio i biancocelesti di Maurizio Sarri, dal dischetto ha segnato Veretout dopo il 3-1 che era stato segnato qualche minuto fa da Felipe Anderson. Comunque ci interessa relativamente, vado a salutare innanzitutto in redazione, vi ha accompagnato questo pomeriggio, lo saluto, Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Che parata sto vedendo di Reina, incredibile. Ah, quindi praticamente Mourinho vuole riprenderla, vabbè, sì. È indomito, questo lo posso certificare. Insieme a noi in studio Stefano Recanati, che oggi era proprio al Mariani Pavone per Castelnuovo Fano. Buonasera a tutti. Partita mancata, ahi te. Mancata. E poi in collegamento lo ritrovo a distanza di tempo, ma con molto piacere, davvero molto, Manfredo Pietrantonio, difensore del Chieti. Ciao Manfredo. Buonasera, buonasera Jacopo, buonasera a tutti. Ne è passato di tempo, eh? Sì, è un po' che non ci vediamo. Vedi, poi le vie del calcio sono pressoché infinite. Vediamo i risultati del girone F di Serie D con l'ausilio della grafica. Eccola qua la seconda giornata di campionato. Castelfidardo Porto d'Ascoli 0-1. Come detto, Castelnuovo Fano sospesa, ma praticamente possiamo cambiare anche denominazione, rinviata. Chieti Fiuggi 0-2, Matese Nereto 1-1, Monte Giorgio Pineto 0-2, stesso risultato al Savini di Notaresco tra Notaresco e Trastevere 0-2, Tolentino Alto Casertano 1-0, Vastese Vasto Girardi sul neutro di Agnone 1-1 e la San Benedettese invece giocherà contro la Recanatese, perché lo sapete, la San Benedettese è stata riammessa al campionato, è stata iscritta al campionato di Serie D girone F, ma siccome è questione veramente recentissima ha saltato la prima, anche la seconda giornata, dovrebbe iniziare se non erro dalla quarta giornata di campionato. Vediamo la classifica dopo 180 minuti, anche qui con l'ausilio della grafica, 6 punti per Tolentino e Porto d'Ascoli che sono a punteggio pieno, 3 punti per Trastevere che non ha giocato la prima contro la San Benedettese, quindi anche in questo caso partita rinviata, quindi una sola partita per il Trastevere, 3 punti, 3 punti per il Castelnuovo che di fatto non ha neanche appena iniziato quella di questo pomeriggio col Fano, a 3 punti, 3 punti per il Pineto, per il Fiuggi, per il Castelfidardo, per il Chieti, per il Notaresco, 2 punti per la Vastese, 1 punto per il Fano che dovrà, come detto, anche in questo caso continuare la gara contro il Castelnuovo, 1 punto anche per il Matese, per il Vasto Girardi, per l'Alto Casertano, per il Nereto, per il Monte Giorgio, San Benedettese e Recanatese a 0 punti, con la San Benedettese che invece non è ancora scesa in campo e sta costruendo la squadra della prossima stagione. Manfredo, tra poco, anzi facciamo così, iniziamo subito dalla vostra partita, Chieti Fiuggi 0-2, servizio di Sergio Zappalorto, lo vediamo e poi con te facciamo un'analisi della partita dell'Angelini di questo pomeriggio. Cade un generoso Chieti contro un ottimo Fiuggi, 0-2 pesante, maturato nel finale, con merito indiscutibile. La nostra dedica, non certo per il risultato, ma per la gran fede nero-verde, va a Luca, il prof vicepreside d'oro dell'ITIS Lipsia Chieti, e a Valerio, che in foto tanto ha immortalato della storia teatina.
Poi la curva, voce senza pause anche a fine gara, col fardello di un passivo che ci sta tutto. Gran cuore del Chieti nel primo tempo, ma i tentativi di Donatangelo al quarto, di Pietrantonio al diciottesimo, di Fabrizi al ventunesimo e di Akamadu al ventiquattresimo hanno il marchio, in modalità diverse, della sterilità. Un Chieti comunque apprezzabile, il pubblico approva a più riprese, ma si capisce che i laziali hanno più qualità. Allo scadere Fall dà un primo segnale di forza. Atletico Terme organizzato e con spessore in ogni reparto e in avvio di secondo tempo, la gara ha un solo indirizzo. Il Chieti ci prova, ma lascia praterie, savane e deserti in ampia libertà. Ecco i rossi ospiti allora, al quarto pazzesco palo interno di Potenza, di nome e di fatto. Al quinto Fall minaccia con un traversone, al settimo si ripete con un tiro sventato da Fusco. Quattordicesimo, a volo di nuovo Potenza alla Lautaro, da applausi ma alto. Risposta Chieti al diciottesimo, Salvatore su punizione, mezzo brivido si fa per dire visti 30 gradi, poi Baldè ci prova inutilmente di forza. Chieti redivivo, ma a segnare al 32esimo, fortunosamente Gallinari, deviazione che beffa Fusco, 1-0. E appena 4 minuti dopo, lo splendido raddoppio di Fall che fa tutto da solo. Reazione povera di un Chieti privo pure del faro Viskovic. Al 45esimo, solo per la cronaca, Chiacchia evita un 3-0 che sarebbe francamente stato comunque eccessivo. Mister Romondini, meglio Totti o il suo Fiuggi? No, sicuramente il mio Fiuggi, nel senso che è il presente e niente, oggi abbiamo disputato un'ottima gara contro veramente una gran bella squadra che ci ha messo in difficoltà. Devo fare i complimenti alla squadra, all'allenatore. E per quanto riguarda noi, sì, abbiamo cercato magari all'inizio di studiare un po' l'avversario, poi dopo magari con le nostre dinamiche, con i nostri flussi di gioco abbiamo creato più di qualche palla gol, soprattutto nel finale. Ultima domanda, obiettivo, promozione? Beh, l'obiettivo è arrivare più in alto possibile, non ci nascondiamo che siamo una squadra strutturata per cercare di stare nelle posizioni alte. Alessandro Lucarelli, niente da eccepire sul risultato finale se non nelle proporzioni, però il Fiuggi ha meritato di vincere, grande squadra. Sì, penso di sì, perché negli ultimi, secondo me, dal decimo del secondo tempo hanno meritato. Nel primo tempo secondo me la partita è stata più equilibrata, nei primi 10 minuti forse noi eravamo anche ripartiti meglio. Avete giocato anche con bella personalità la prima mezz'ora. Sì, poi però oggettivamente bisogna essere onesti, dal decimo minuto in poi loro hanno cominciato ad avere delle occasioni e noi piano piano abbiamo preso un po' più di paura secondo me e poi è arrivato il gol, perché quando hai paura di solito lo prendi il gol. E poi c'è stato un altro piccolo calo di tensione che ci ha fatto prendere il secondo. E poi la partita lì è finita, perché era un momento in cui chi faceva gol vinceva, secondo me. Loro l'hanno fatto, però devo dire che hanno meritato, quindi nel secondo tempo soprattutto. Hai avuto modo di pensare un attimo della partita, accontentiamoci del pareggio, può succedere, sarebbe stato utile? Ma no, perché alla fine i ragazzi volevano cercare di, hanno provato, abbiamo preso gol in uscita per cercare di giocare, abbiamo preso gol il secondo gol lo stesso per cercare di impostare e questa è una mentalità che la squadra ha, non si può togliere in una partita. Bisogna riconoscere i meriti del Fiuggi senza problemi, noi abbiamo fatto delle cose buone, delle cose meno buone e da domani si lavora per migliorare sulle cose che abbiamo fatto male. Manfredo, abbiamo visto le immagini nel servizio, anche mister Lucarelli insomma ha detto da un certo punto in avanti della ripresa il Fiuggi ha meritato. Forse il peccato, se vogliamo chiamarlo così, del Chieti è non aver trovato il gol tra primo tempo e inizio del secondo. Peraltro all'inizio del primo tempo ci sei andato vicino anche te. Sì, diciamo che il primo tempo siamo partiti bene, sapevamo comunque di affrontare una squadra molto forte. Anche a livello individuale avevano giocatori importanti, soprattutto davanti. È stato un peccato non averla sbloccata il primo tempo, perché sarebbe stata sicuramente un'altra partita. Poi il secondo tempo effettivamente loro hanno creato molto e ci hanno segnato. È sembrato che ad un certo punto, preso il gol dello 0-1, anche sfortunato, perché Tiro di Gallinari subisce una deviazione beffarda, quello è stato il momento in cui il Chieti ha avuto anche un contraccolpo psicologico, mi sbaglio?
Sì, sicuramente un po' sì, dovevamo essere più bravi nel reagire, stare calmi, continuare a fare il nostro gioco e continuare a creare come avevamo fatto il primo tempo. Sicuramente ci è mancato qualcosa, altrimenti l'avremmo pareggiato. Andrea, dopo il successo col Nereto nel derby dell'esordio, della prima giornata di campionato, questa caduta che però abbiamo sentito anche l'allenatore del Fiuggi che non si è nascosto, il Fiuggi ha obiettivi probabilmente diversi rispetto al Chieti. Forse sì, è anche vero che negli ultimi tempi il Fiuggi ha avuto sempre degli obiettivi ambiziosi ma non ha mai saputo poi esplicarli in campo. Peraltro nel Fiuggi milita quel Potenza, che è Francesco Ciccio Potenza, sì, che ricordiamo ai tempi della Provasto, parliamo della stagione 2008-2009, poi è stato anche all'Aquila. Insomma, sì, vedo che sgomma ancora come bei tempi, nonostante abbia circa 34 anni, però è un giocatore che sa avere un certo tipo di impatto. Fall già dallo scorso anno si è messo in evidenza per essere un giocatore efficace, poi ci sono questi giocatori che sono un po' l'asse portante da diverse stagioni, Forgione, Papaseri e quant'altro, quindi insomma è una squadra rodata che aveva già messo in difficoltà il Notaresco nella prima giornata. Peccato per il Chieti, che deve trovare la sua dimensione, che è quella della squadra che deve salvarsi con anticipo e fare un campionato che possa dare grandi soddisfazioni alla società scottata dalla retrocessione di 2 anni fa, ma anche a quei tifosi che sono tornati a gremire l'Angelini e che quindi meritano una squadra all'altezza della situazione. Chieti dovrebbe lottare per tornare in Serie C. Forse i tempi non sono ancora maturi, ma bisogna lavorare per arrivare a quel livello, e lavorare per quel livello e per quegli obiettivi passa da stagioni di consolidamento, e questa deve essere una stagione di consolidamento. Quindi diamo modo a Lucarelli di lavorare, al gruppo di plasmarsi, perché Chieti ha, penso, questi obiettivi davanti. Ha ragione Manfredo. Andrea, questa è una stagione di fatto di consolidamento in cui Chieti deve probabilmente fare apprendistato della categoria e poi porre già le basi per quello che sarà l'anno futuro? Con il mister stiamo lavorando tutti i giorni per cercare di migliorare rispetto all'anno scorso, comunque ci stanno ragazzi che c'erano già lo scorso anno. Stiamo continuando un po' sulla falsariga del modulo e del modo di giocare che ci ha portato comunque l'anno scorso buoni risultati. Non pensiamo a obiettivi, stiamo ragionando partita dopo partita. Anche oggi eravamo scesi in campo per vincere, così come lo faremo domenica prossima nello stadio a Riviera delle Palme. Assolutamente. Stefano, anche tu hai una curiosità per Manfredo sulla stagione del Chieti, che attende il Chieti? No, più che altro visto che lui poi condivide lo spogliatoio con Akamadu, che tipo di calciatore è e che cosa può dare a questo Chieti lì davanti? Perché ci ricordiamo che nelle passate stagioni in D il Chieti non andava bene in avanti. L'ho visto a Nereto, è un giocatore che riesce a fare anche gol incredibili e difficili. Ecco, può essere l'arma in più del Chieti? Ah, è un giocatore importante come lo sono tutti. A me piace sempre parlare di squadra più che di singoli, però sicuramente è un giocatore che può darci una grossa mano, molto strutturato, forte nelle ripartenze, abile nel gioco aereo, è un giocatore che sicuramente ci aiuterà. Cioè, ci puntate, ci fate forza, credete in lui? Certo, è un compagno, come crediamo in lui crediamo in tutti. Senti Manfredo, prima ho detto in fase di presentazione ci rivediamo dopo un bel po' di tempo, perché nel frattempo la tua carriera si è sviluppata, raccontaci un po' questo periodo in cui non ci siamo visti. Diciamo che ho fatto un po' di scelte particolari, ho continuato gli studi, avevo iniziato anche a lavorare. Poi lo scorso anno c'è stata l'occasione di andare a Chieti, sapevo che il mister voleva fare un campionato per vincere, così come la società, sapevo che c'erano grossi obiettivi. Ero molto vicino già a inizio stagione, solo che diciamo per poco non sono andato a inizio anno, sono andato a Spoltore, comunque continuavo a lavorare, a studiare, mi sono laureato. E complimenti alla fine, allora. Grazie. In economia aziendale.
Caspita. Dopo, successivamente, c'è stato di nuovo un riavvicinamento con il Chieti. Ero contento della chiamata, anche perché avevo voglia di ripartire. Non tutte le società erano ripartite. Fortunatamente abbiamo vinto il campionato e sono molto contento di aver vinto il primo campionato nella mia carriera. E ho avuto la fortuna anche di rimanere quest'anno. Ci racconti un po' com'è stata l'appendice dell'anno scorso del campionato di eccellenza, la ripartenza molto difficoltosa con alcune squadre che poi non sono ripartite, siete rimaste di fatto quasi solo le big. Come l'avete vissuta voi questa adesso nella Formula 1 si utilizza la gara sprint come l'avete vissuta, Alfredo? Sicuramente sapevamo che non era facile, perché dovevamo, non dico vincerle tutte, ma quasi. Dispiaciuto per molti compagni che sono rimasti fermi, che non hanno avuto la possibilità di ripartire per giocare, divertirsi come noi, però noi sapevamo che dovevamo entrare in campo per vincere, l'abbiamo fatto, la società ci ha aiutato, lo staff tecnico ci ha aiutato tantissimo e la nostra forza soprattutto è stato il gruppo, perché avevamo un gruppo fantastico, entravamo in campo sempre per vincere, avevamo non solo 11 giocatori in campo ma anche tutti gli altri fuori che spingevano per noi, secondo me è stata proprio l'arma in più. L'arma in più può essere la curva Volpi che abbiamo visto proprio ad inizio partita e, Manfredo, con ogni probabilità il fatto che Alessandro Lucarelli sia già una certezza di questo gruppo, è un gruppo che è abituato a lavorare con Lucarelli conosce molto bene la piazza di Chieti, la squadra del Chieti, questi possono essere due fattori in più? Sì, a parte il fatto di che conosca la piazza, credo che una delle cose più importanti sia il fatto che ci sono molti giocatori dell'anno scorso che sanno quello che il mister vuole e che stanno cercando di trascinare i nuovi sulle sue idee e sul suo modo di giocare. Settimana prossima contro il Porto d'Ascoli, hai visto la classifica? Ho visto che sono a punteggio pieno. Te l'aspettavi? Ma non conosco molto la squadra, non conosco i giocatori. Oggi quindi il gol decisivo Giordano Napolano, se non erro. Insomma, sì, sicuramente è un ottimo giocatore per la categoria. Noi cercheremo di andare lì per vincere, sicuramente. Chissà se penserà a giocare o penserà alle elezioni, visto che domenica si vota anche a San Benedetto e Napolano è anche candidato consigliere, candidato consigliere comunale. È vero, è anche, quindi chissà è anche cosa farà. È vero, adesso siamo in par condicio, non possiamo dire, però insomma è anche candidato Giordano Napolano. Peraltro Andrea, Manfredo... No, magari un giorno Manfredo, visto che è laureato, magari anche Manfredo tra una decina d'anni magari prenderà quella strada. Sì, peraltro io chiedo venia perché sono le 19:49 e ha detto che è laureato, quindi dopo lo saluto con dottor Manfredo Pietrantonio. È assolutamente, però Andrea, Manfredo ha un record praticamente, ha vestito le maglie tutti e quattro i capoluoghi abruzzesi. Sì, tutti e è quattro, vero, è veramente vero. Incredibile, a volte ha vestito la maglia del Pescara del ma Piero. Ha qualche rammarico Manfredo, perché io ricordo ai tempi si parlava molto di lui, di questo mancino, di questo piede vellutato. Lui anche recentemente anche alla fine dello scorso campionato ha fatto dei gol su punizione, cross comunque molto ben fatti, si parlava molto bene di lui anche per livelli professionistici. Hai qualche rammarico Manfredo? Certo, diciamo che dopo Teramo pensavo di rimanere nei professionisti. Poi ci sono state un sacco di dinamiche sfavorevoli, diciamo alcune scelte sbagliate che mi hanno riportato nei dilettanti. Però non escludiamo di poterci tornare, cerchiamo di fare bene, non si sa mai. Certo. E allora in bocca al lupo Manfredo, grazie per essere stato con noi. Crepi Jacopo, grazie a te. Grazie, buon campionato a te ovviamente e al Chieti di Alessandro Lucarelli, in bocca al lupo per la trasferta col Porto d'Ascoli di settimana prossima e anche per tutte le altre, gli altri appuntamenti. Grazie Manfredo, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a Manfredo Pietrantonio, ovviamente anche al Chieti che ci ha messo a disposizione Manfredo. Stefano, dicevamo, sei compagini abruzzesi, 5 risultati, perché?
Adesso ci andiamo a vedere Castelnuovo Fano. 15 minuti di Castelnuovo Fano. Vediamoci il servizio di una partita che di fatto non c'è stata. Stefano Recanati. Finisce dopo 14 minuti di gioco la gara tra Castelnuovo e Fano sul neutro di Pineto. Protagonista di giornata Fantozzi di Civitavecchia, costretto a sospendere la gara per un infortunio al polpaccio destro. Come da regolamento, la società di casa e il commissario di campo si sono adoperati per reperire un arbitro in zona, ma dopo alcune telefonate niente da fare. La gara sarà recuperata dopo accordo tra le due società con ogni probabilità la settimana prossima, ovvero tra le gare Castelnuovo Vastese e Fano Castelfidardo. Sceglie la via della continuità di Fabio, che di fatto conferma l'11 titolare che nella partita di esordio ha battuto il Pineto. In mediana spazio ancora la coppia Alfieri Marianeschi, mentre in avanti De Giglio ed Emili, già un gol e un assist per loro, insieme a Ragni a supporto dell'unica punta Ciccio Ripa. Una sola defezione per il Fano, che in settimana ha perso Capitan Gigli, al suo posto va Vassori. Per il resto anche mister Carmelino Giuffrè, che si schiera a specchio ad inizio gara, sceglie la via della continuità e conferma la formazione che ha impattato per 2-2 in casa contro la Vastese, con Tortori, Casolle e Vittorio Esposito alle spalle di Brosio. Il primo squillo di marca ospite, fallo di Terrenzio al limite dell'area e punizione per i marchigiani. Esecuzione affidata a Esposito, ma la traiettoria dell'ex Campobasso e centrale non impensierisce Grace, che comunque non rischia la presa e allontana con i pugni. Il Castelnuovo in velocità è devastante. Ed è un'apertura di Ripa, De Giglio va sul fondo, ma l'ex Juve Stabia, che aveva avviato l'azione, non arriva all'appuntamento con il gol per questione di centimetri. Sul capovolgimento di fronte, l'episodio da cui scaturisce la sospensione della gara, con l'arbitro Fantozzi costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio. Gli staff medici delle due formazioni hanno provato a rimettere in piedi il direttore di gara, ma dopo alcuni tentativi ha decretato la fine delle ostilità. Non bastava il Covid l'anno scorso, ci si mette anche un infortunio del direttore di gara. Beh sì, una cosa un po' anomala, però capita. E dispiace, perché magari uno prepara tutto bene la settimana, viene anche da due partite importanti vinte, quindi è morale, entusiasmo, c'è tutto, poi però sono cose che capitano, ma ci prepariamo subito per affrontare un'altra partita in casa domenica con un avversario molto molto tosto. Veniamo a questa partita, quando la vorrebbe giocare il Castelnuovo? Cioè, giocarla subito era meglio? No, anche perché noi abbiamo fatto già tre partite la scorsa settimana, poi riprendere ancora mercoledì e poi giocare domenica, per noi non era il caso di farla mercoledì, poi successivamente qualsiasi mercoledì va bene. Però. Mister, le faccio rispondere al suo direttore sportivo, che poco fa gli ha fatto i complimenti per come ha amalgamato il gruppo in estate. Mi fa piacere che la pensa così, ma è il mio compito, no? Io penso che adesso gli allenatori, bene o male, tutti quanti sanno allenare. Ci sono delle cose che secondo me, se uno le fa bene, ne trae dei vantaggi importanti, è quello di formare un gruppo forte, secondo me è uno di questi. Non lo so, mi dicono fine ottobre forse, non lo so, i tempi, cioè in linea di massima mi dicono questo, poi questo staremo a vedere se sarà così o meno. Vabbè, ma a questo punto è meglio rimanere a Pineto, si vince. Se avessimo vinto oggi sicuramente facevo una richiesta proprio personale per giocare sempre qui, però ogni campo è uguale, capito? Noi, l'importante è l'atteggiamento con cui scendi in campo, non nel campo dove giochi. Mister, intanto possiamo dire che non è cosa che succede tutti i giorni, le era mai capitata una cosa del genere? No, mi era capitato nei professionisti come calciatore, non come allenatore, però su cose che nel calcio succedono noi non possiamo fare niente, dobbiamo solo accettare la decisione dell'arbitro, che era stata quella di sospendere e terminare la partita. Questo non lo so come funziona il regolamento, se non erro dovrebbe essere entro il decimo giorno, però per dire, io in Lega Pro sapevo che nell'infortunio dell'arbitro poteva essere sostituito magari dal quarto uomo o da un'altra assistente, mentre in D le cose sono diverse, quindi non lo so.
Mister, una sola gara praticamente si è disputata, il 2-2 contro la Vastese, che campionato dovrà fare il Fano? Ma sicuramente un campionato combattivo e cercare di dire la sua in questo campionato. Noi puntiamo a fare bene, a migliorarci, a cercare di valorizzare i giovani che abbiamo in rosa. È normale, tutti quanti oggi partono e puntano a vincere il campionato, sarà poi a fine stagione che tireremo le somme. Sicuramente il Fano è una squadra costruita per dire la sua in questo campionato, è una squadra importante, una società importante, una piazza importante, quindi è giusto che punti a fare bene. Poi Fano ha una storia alle spalle, quindi la storia ci insegna tante cose, quindi noi dobbiamo essere onorati di far parte del Fano e dobbiamo cercare di onorare anche la storia di Fano. Oh Stefano, allora 15 minuti di partita, non molti, poi abbiamo visto anche l'allenamento post e anche Guido Di Fabio che si allena con la squadra, però adesso detto questo abbiamo sentito anche le probabili date di recupero di questo match. Una potrebbe essere quella del 6 ottobre, quando ci sarà anche Recanatese che San Benedettese. Sì. Potrebbe essere questa, o altrimenti quel mercoledì dopo. C'è stata anche un'ipotesi fine ottobre? No, dovrebbero essere queste le date. Quindi o il 6 o il 13, 6, o quella dopo. Sì. O quella dopo. Senti, di fatto stiamo parlando di una partita che non c'è stata, però ti chiedo che tipo di campionato allora ti aspetti da questo Castelnuovo che è stato parzialmente rivisto rispetto all'anno scorso? Sì, ha cambiato alcune pedine. Innanzitutto. Il portiere è un nazionale, già in orbita nazionale, perché è un under 17 israeliano, viene dall'Udinese, quindi... Grace, da una società importante come quella dell'Udinese in Serie A. La società ci punta molto, ha tenuto l'ossatura... quella fondamentale, no? Perché si parlava delle partenze dei vari D'Egidio, di Emili, e invece si è riuscito a tenere tutti. Ha fatto partire Fagioli, ma ha preso Ripa, che in Lega Pro non scopriamo oggi, ma a suon di gol si è fatto conoscere negli anni, e sicuramente farà un cambiato importante. Quelle le due vittorie contro il Pineto ne sono forse anche la prima riprova, no? Perché campionato e Coppa Italia. Quella in campionato era una partita tutta da scoprire. Quella in Coppa invece è una sorpresa, no? Perché facendo giocare anche le seconde linee abbiamo scoperto che è un Castelnuovo che ha 20 giocatori, 22 giocatori tutti importanti che possono dire la loro nel campionato. E Di Fabio ne è contento, abbiamo sentito, è soddisfatto, ha messo in guardia i suoi perché ha detto sì, abbiamo vinto a Pineto, ma il campionato è appena iniziato, bisogna continuare a lavorare. Dà continuità al campionato dell'anno scorso. Certo, a proposito di campionato dell'anno scorso, Andrea, ti faccio vedere che l'infortunio dell'arbitro non è... insomma, adesso ci stiamo quasi abituando, perché l'anno scorso io sono andato un po' a memoria e Maurizio da qui, saluto che ringrazio insieme a tutta la squadra, ha ritrovato le immagini di Notaresco Vastese dell'anno scorso, 10 gennaio, anche in quel caso partita che fu sospesa prima, rinviata poi per l'infortunio dell'arbitro. Ecco qua. Però qui mi pare che non si iniziò a giocare. Non iniziò nemmeno. Sì, è vero, ma ci fu un altro caso ancora lo scorso anno, questo vabbè, riguarda squadre abruzzesi, ma ci fu un altro caso lo scorso anno di una partita sospesa mentre si stava giocando, verificando effettivamente Recanatese Tolentino, sospesa intorno alla mezz'ora del primo tempo con la Recanatese in vantaggio 1-0, poi siccome il regolamento è cambiato, era cambiato in quel momento, la partita non è stata rigiocata da capo, cosa che sarebbe accaduta fino a un paio di anni fa nei dilettanti, ma si è ripreso a giocare dallo stesso minuto dell'interruzione, come nei professionisti, col medesimo risultato, quindi come accade nei professionisti, e poi la Recanatese vinse quella partita 2-0, quindi segnò un altro gol nella successiva ora di gioco, e quindi è questo il motivo per cui Castelnuovo Fano è tecnicamente sospesa e sarà ripresa da quel
minuto sullo 0-0. Però sì, ne stiamo vedendo un po', non so se possa dipendere dal fatto che si faccia male il riscaldamento da parte degli arbitri o... No, ma io quello che ti volevo chiedere è che a questo punto non si crea un problema di necessità di prevedere un quarto uomo anche in Serie D? Sì, è chiaro che le partite sono tante di più, perché poi ci sono 9 gironi, alcuni sono a 20 squadre, altri a 18, quindi tante partite, quindi poi bisogna prevedere per ognuna di queste anche l'eventuale quarto uomo. Ci sono gli arbitri che si trovano nei campionati regionali, che vanno a dirigere le gare di eccellenza, promozione e quant'altro. Servirebbe a quel punto un reclutamento di forze davvero considerevole per poter prevedere in tutti i campi di Serie D anche un quarto uomo. Io penso che ci abbiano pensato, però la fattibilità evidentemente non è così semplice, proprio perché effettivamente stiamo vedendo diversi casi che poi impongono la sospensione di una partita. No, perché poi può arbitrare solo un arbitro dall'eccellenza in su, quindi non si può pensare di prendere un arbitro di promozione. Certo, assolutamente. Poi Stefano sentiremo anche l'intervista che hai fatto al direttore sportivo del Castellano Luca Evangelisti, però adesso ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo con la seconda parte dell'Abruzzo del Pallone. Seconda parte dell'Abruzzo del Pallone, diamo la buona serata in collegamento con noi al direttore generale del Notaresco Simone Bernardini, che ritrovo anche lui dopo parecchio tempo. Ciao direttore, ben ritrovato. Ciao, buonasera Jacopo, buonasera. Anche in questo caso ne è passato di calcio sotto i ponti. Assolutamente sì. Tra poco parleremo proprio del Notaresco, però intanto Stefano, tu questo pomeriggio hai realizzato anche un'intervista con il DS del Castelnuovo, Luca Evangelisti, che ascoltiamo. Noi siamo una squadra giovane e ambiziosa, non ci tiriamo indietro, ci giochiamo tutte le partite, poi dove arriveremo non lo sappiamo. Però la squadra è competitiva per affrontare un buon campionato. Buon gruppo che ha già subito trovato gli equilibri, ha trovato subito l'amalgama, l'abbiamo visto anche in Coppa dove hanno giocato le cosiddette seconde linee con un Modugno che ha dato già delle ottime impressioni. Sì, cioè abbiamo giovani interessanti, il mister è stato bravissimo a già plasmare il gruppo, i vecchi, tra virgolette, quelli che c'erano qui hanno trasmesso lo spirito di appartenenza di questa società e siamo un gruppo giovane che vuole stupire e speriamo che andremo più avanti possibile. In generale il campionato, che campionato sarà questo? Credo che è un campionato molto equilibrato, poi è prematuro dare giudizi perché arriverà la San Benedettese, ci sono 3-4 squadre attrezzate, poi il campo è sempre il giudizio insindacabile. Se le figurine, dico io, quando si fanno le squadre non servono a niente, poi c'è un esame domenicale che è il campo. Ecco, chiudiamo, a proposito, come ha detto lei, è arrivata la San Benedettese, il campionato, le squadre sono completate, la San Benedettese potrebbe essere quella squadra schiacciasassi o comunque altre squadre possono mettersi lì e magari sognare? La San Benedettese farà sicuramente una squadra importante, la piazza la consente, hanno un diritto di fare una squadra importante, credo che ci riusciranno, poi il campionato è lungo e come ripeto partire in ritardo ci possono essere inconvenienti, però come ripeto è ancora presto per dare giudizi su tutto. Queste le parole del DS Luca Evangelisti. Allora giro la stessa domanda che ti hai fatto ad Evangelisti anche a Simone Bernardini: che campionato sarà, direttore, che campionato ti aspetti? Le 3-4 squadre che ha detto anche Evangelisti? Bene, sicuramente ci sono 4-5 squadre attrezzate, tra cui il Castelnuovo di Evangelisti, il Pineto sicuramente, la San Benedettese sta buttando giù un organico importante, anche lo stesso Trastevere che l'anno scorso è arrivato secondo nel girone laziale e ha vinto i playoff battendo il Siena, insomma. Quindi Pineto, se non l'ho detto lo dico adesso, insomma, sono tante squadre importanti, anche Tolentino è partito molto bene e c'ha dei buoni giocatori, quindi sarà una guerra fino alla fine e chi gestirà meglio la situazione potrà provare a vincere, insomma. Ecco,
questa è una partita tra Castelnuovo e Fano che in fondo è anche un po' la tua partita, perché insomma la tua esperienza a Fano è abbastanza recente. Ti chiedo il ricordo di Fano e che tipo di campionato ti aspetti dai Granata? Anche loro sono una buonissima squadra, perché comunque hanno fatto investimenti importanti su giocatori molto importanti, quindi certamente cercheranno di fare bene anche loro, quindi tra le 5-6 squadre insomma che giocherà per stare sopra. Io vi ricordi belli, seppure con budget molto risicati, insomma facendo tanto minutaggio, cercando di far quadrare i conti, insomma abbiamo sempre faticato, però sono stato bene, una città bellissima, una tifoseria fantastica, e oggi è passata di mano. Il presidente con il quale ho lavorato io ha venduto la società e quindi adesso c'è un imprenditore campano, gli auguro a lui, a tutta la tifoseria, a tutta la città le migliori cose. Direttore, ci andiamo a vedere la vostra partita, è andata non benissimo oggi, sconfitta in casa 0-2 per il Notaresco contro il Trastevere, il servizio di Roberta Di Sante. Esordio casalingo da dimenticare per il Notaresco, che incappa in una giornata nera e rimedia la prima sconfitta in campionato contro un Trastevere che si rivela temibile novità del girone F. 2-0 senza storia per i romani, che confezionano un gol per tempo e archiviano la pratica. Troppi errori per un Notaresco, solo copia sbiadita della formazione vista contro Fiuggi e Vastese in Coppa. La gara si apre al minuto 9 con un'azione personale di Monni, che se ne va tutto solo e prova a superare con un pallonetto Shiba, miracolo dell'estremo rossoblu che tiene a galla i suoi. Poi la sfera carambola sul palo, ma la palla era già uscita oltre l'out di fondo. Ancora Shiba sugli scudi al 18esimo, quando chiamato in causa sulla punizione di Milani ci mette i pugni. Prestazione opaca del Notaresco, che soffre la maggiore vivacità dei laziali, che passano meritatamente in vantaggio al 28esimo. Azione rocambolesca che prende il là dall'iniziativa di Proia. La sfera arriva all'ex Pescara Monni, conclusione telefonata, ma con Shiba a terra la sfera termina lentamente in fondo al sacco per l'1-0 ospite. I laziali potrebbero anche raddoppiare in due occasioni. Al 33esimo gran bordata di Proia e ancora bella risposta di Shiba. Passano due minuti e al 35esimo Milani recupera un buon pallone sulla tre quarti, ma non riesce ad approfittare dell'errore della retroguardia rossoblu, spedendo ampiamente al lato. Nella ripresa il Notaresco sembra partire meglio rispetto ad un primo tempo brutto. Al secondo Valenti ci prova da calcio piazzato, ma Semprini si fa trovare pronto. È solo un'illusione però per i rossoblu, perché dopo l'avvio è il Trastevere a tornare in cattedra e a farsi nuovamente pericoloso. Al 18esimo conclusione in diagonale di Proia dalla distanza, la sfera termina di poco fuori. Il Notaresco è in balia dei laziali e non riesce a reagire. Proia è una spina nel fianco e al 22esimo chiama ancora all'intervento Shiba, poi la rovesciata di Giordani termina di poco alta. La punizione al 27esimo di Maio, che si infrange sulla barriera, è il segno che quella di oggi è una giornata no per i locali, che al 36esimo sul contropiede incassano anche la rete del definitivo KO. Monni se ne va sulla destra, supera il diretto marcatore e trova l'assist perfetto per la testa di Squerzanti, che deposita in rete lo 0-2 che permette al Trastevere di conquistare i primi tre punti stagionali. Tanti spunti di riflessione per un Notaresco autore di una prestazione da dimenticare. Le parole di Epifani nel post gara. No, oggi non c'è niente da dire, abbiamo fatto malissimo, male dal primo minuto fino al 90esimo, 95esimo, alla fine della partita. Male, siamo partiti male, e non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, però purtroppo capita quando si è all'inizio, questi tipi di partita può capitare. Però non ce l'avamo, inutile commentare la partita, oggi hai fatto, non hai fatto, hai fatto una partita brutta, l'hai persa meritatamente, è un campanello d'allarme importante, perché poi però rimane il fatto che poi siamo anche all'inizio, siamo in costruzione ancora, non abbiamo lavorato tutta la settimana come dovevamo con la partita di Coppa, quindi ci sono un po' di attenuanti, però dobbiamo cambiare marcia, ho parlato già con i ragazzi e ci sta, nel percorso di crescita ci sta anche
anche questi tipi di partite, però venire qua oggi dire che abbiamo perso meritatamente, una brutta partita, abbiamo perso, e io sto lì davanti con i miei ragazzi dietro, ci sta, e siamo alla seconda partita, veniamo da una vittoria in Coppa Italia, una vittoria in campionato, deve rimanere la tranquillità e pensare già alla prossima, cercare di andare a vincere subito la partita, perché queste partite tu le puoi anche perdere, però le devi perdere in un'altra maniera, perché oggi nel calcio si può perdere con tutti, quindi, però il modo di perdere non mi sta bene, già l'ho detto ai ragazzi, bisogna stare in campo, si capisce la giornata negativa, dobbiamo stare tutti belli stretti e cercare di portare a casa anche il pareggio, invece oggi potevamo giocare anche tre partite di seguito, una partita la perdevamo sempre, quindi bisogna essere onesti innanzitutto con noi stessi, con i tifosi che sono venuti, che oggi ci sono rimasti male, però fa parte del percorso di crescita di una squadra, perché poi le botte fanno sempre male, fanno sempre bene. Ma sì, diciamo che l'aspettavamo, diciamo, anche con trepidazione, la prima giornata purtroppo siamo stati fermi, quindi diciamo era una partita da approcciare sicuramente nel modo giusto, viste le qualità dell'avversario. È una squadra che sta crescendo, lavora molto bene durante la settimana, quindi credo che la crescita sia frutto del lavoro settimanale. È un girone nuovo, lo diceva lei, ci sono delle squadre che magari temete di più? Ma sinceramente non ne conosco tante di squadre del girone. Io penso che noi dobbiamo ragionare partita per partita e ragionare su quelle che sono i nostri punti di forza e le cose su cui dobbiamo migliorare, poi vedere fino a dove arriviamo. Direttore, abbiamo sentito Massimo Epifani davvero molto scontento, io mi sono segnato alcune cose, abbiamo giocato malissimo, partita brutta, persa meritatamente, si può perdere sì, ma non in questo modo, è diciamo fisiologico dopo 180 minuti di campionato, oppure perché Pivani ha parlato anche di campanello d'allarme. Io credo che Massimo abbia detto tutto quello che avrei detto io ci siamo solo salutati a fine partita, perché comunque preferiamo sempre metabolizzare questo tipo di partite. È chiaro che oggi siamo rimasti tutti quanti un po' delusi, perché comunque ci aspettavamo un approccio casalingo davanti ai nostri tifosi, concittadini, diverso. Ci speravo, ci tenevamo tutti quanti a fare una grande figura, purtroppo è successo l'esatto contrario, abbiamo fatto male. È chiaro che quando è così, insomma, c'è poco da salvare, perché comunque il Trastevere è venuto, se l'è giocata bene, ci ha messo in grosse difficoltà dai primi minuti, quindi io speravo in un'inversione tendenza durante la partita, invece purtroppo le cose sono andate male un po' in tutti i reparti. Della partita di oggi c'è poco da salvare, però se proprio vogliamo cercare di trovare una positività è che siamo all'inizio e queste batoste che magari ci fanno stare con i piedi ben piantati a terra è meglio adesso magari che quando i punti possono contare qualcosa in più, insomma. Ecco, dopo il successo di Fiuggi, in una settimana tra mercoledì in Coppa Italia e oggi nella seconda di campionato, Notaresco ha preso 4 gol, probabilmente un po' troppi al netto del fatto che quella con la Vastese fosse appunto una gara di Coppa Italia, però forse dalla solidità difensiva probabilmente passano anche le fortune di una squadra che ambisce comunque a stare nelle parti nobili della classifica. Ma sicuramente sì, io sono convinto che comunque ci mancavano anche oggi dei giocatori importanti, però a prescindere dai giocatori che mancavano, però è mutato. Sì, ok, adesso ma farà bene durante questo campionato, sicuramente aggiusteremo la fase difensiva, perché comunque questo è un gruppo di lavoro che l'anno scorso credo sia stata la miglior difesa o comunque una delle migliori, sicuramente col lavoro che verrà fatto dallo staff tecnico staremo molto più attenti e prenderemo meno gol di
oggi di domenica in Coppa. È chiaro che stiamo cercando di affinare dei meccanismi, e quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo calarci nel campionato, sono iniziati 3 punti e quindi ci dobbiamo stare con la testa tutti quanti, da noi dirigenti chiaramente, tutti quanti, a tutto lo staff tecnico e soprattutto tutti i giocatori. Andrea, una domanda per il direttore sulla partita o anche in generale? Intanto lo saluto Simone, ben rivisto e chiaramente... E chiaramente buon lavoro. No, una cosa che ho notato lo scorso anno e il trend si sta ripetendo ora, mi pare che non ci sia il fattore campo per il Notaresco. Lo scorso campionato il Notaresco ha perso troppi punti per strada in casa, è arrivato con 8 punti di ritardo dal primo posto, ma sono state tante le partite nelle quali sono stati buttati dei punti che poi si sono rivelati decisivi. Quello che il Notaresco riusciva a costruire in trasferta andava meglio blindato in casa, e quello non è successo lo scorso anno. Ok, Simone non c'era, però insomma è una considerazione che faccio, perché comunque Notaresco è un pubblico caldo e direi che lì ci potrebbe essere in teoria un discreto effetto positivo. Invece questa squadra si costruisce degli ottimi presupposti in trasferta e poi in casa non riesce a mantenere determinate aspettative. È successo anche in questo inizio di stagione, vinci a Fiuggi una partita molto difficile, combattuta, equilibrata, oggi contro una squadra comunque importante come il Trastevere, che ha degli elementi di spicco come Monni, come Massimo, però è una partita steccata. E ricordo anche lo scorso anno con il Campobasso, lo sconto diretto steccato in casa. È vero che il Notaresco arrivava dal Covid, però il Covid poteva incidere perché alla lunga tu la partita la perdevi. Invece lo scorso anno, pronti via, il Notaresco prese 2 gol subito dal Campobasso. Non so se ne parlate, Simone, o se sarà uno spunto. Come mai in casa il Notaresco sembra perdere un po' di smalto rispetto a quello che fa in trasferta? Allora, innanzitutto ti saluto anch'io con grande piacere. Ciao Simone. Hai ragione, perché io l'anno scorso, seppur lavoravo in un'altra squadra, in un'altra società, però comunque ho seguito anch'io il percorso del Notaresco, perché comunque ho amici in città, in paese, comunque stimavo molto l'allenatore, stimavo molto la loro proprietà, quindi li ho seguiti e sinceramente gli ho fatto anche il team. Ed è vero quello che dici, probabilmente io negli anni precedenti, quando andavo a vedere la squadra, c'era un pubblico molto rumoroso, nel gruppo organizzato in paese, che in questo momento oggi non c'era. Quello sicuramente potrebbe darci qualcosa in più, cioè certamente avere i tifosi lì, sai, il Covid non l'ho fatto solo a Notaresco, questo l'ho fatto un po' in tutta Italia, no? Molti gruppi organizzati hanno deciso di non entrare, anche ad Ascoli per esempio, il gruppo Ultras storico non entra, quindi forse anche quello un po' coincidere, però certamente sarà uno spunto di riflessione, perché oggi la partita è stata approcciata male dai primi minuti e noi oggi non ce lo possiamo permettere, perché comunque la proprietà ha fatto grandi sacrifici per cercare di organizzare una squadra importante e vogliamo assolutamente recitare un ruolo importante in questo campionato, quindi sicuramente analizzeremo questo aspetto, perché è chiaro che da qualche prestazione, qualche singolo ci aspettiamo qualcosa in più, perché c'è una squadra esperta, cioè ci sono giovani importanti, ci sono giocatori forti in tutti i reparti, quindi ci aspettiamo qualcosa in più certamente. Quindi la colpa sarà sicuramente anche nostra e di tutti quando magari le cose non funzionano, e quindi chiaramente cercheremo di mettere a posto quello che non sta funzionando o che funziona non benissimo. Prima di salutare la direttore, una domanda da Stefano Recanati. Stefano. Buonasera direttore. Nella passata stagione, in tante occasioni le castagne dal fuoco a Notaresco le ha levate Banegas. Manca un giocatore di quella classe, di quell'estro, a questo Notaresco? Ma è presto per fare una considerazione di questo tipo, perché
perché comunque noi abbiamo giocatori importanti sia nel ruolo che aveva l'anno scorso Banegas sia anche in altri ruoli. È chiaro che oggi sarebbe troppo facile dire sì, l'anno scorso lui ha fatto il capocannoniere, però è anche vero che io sono convinto che con il lavoro dello staff tecnico, come è fiorito Banegas durante l'anno, fioriranno anche i nostri calciatori, perché comunque certamente abbiamo giocatori importanti, almeno quanto Banegas, insomma. Quindi è un momento, insomma, dove davanti un pochino stiamo facendo fatica. C'è Valenti. C'è Valenti, è un giocatore importante, insomma, un giocatore che può giocare benissimo in qualsiasi squadra di Serie C, quindi figuriamoci se non può giocare in Serie D. Però è un momento che stiamo facendo un po' di fatica in avanti, sotto il profilo realizzativo, dobbiamo affinare qualche meccanismo e magari questa batosta qui ci dà una svegliata, perché comunque è giusto, insomma, assumersi le proprie responsabilità. Grazie direttore per essere stato con noi e buon campionato. Grazie Jacopo, un saluto a tutti i tuoi ospiti e complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie davvero al direttore generale del notaresco Simone Bernardini. Noi ci fermiamo per la pubblicità, al rientro Vastese Vastogirati, a tra poco. Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del Pallone per questa sera, in questa lunga domenica, in cui, lo ricordo, potete interagire con noi qualora lo vogliate al 392-623-7060. Da una sconfitta, quella del notaresco, ci risolleviamo un po', meglio. Andiamo ad Agnone, dove oggi in campo neutro giocava la Vastese contro il Vasto Girardi, terminata 1-1, servizio di Paolo Renzetti. Dopo il pareggio di Fano, la Vastese non va oltre l'1-1 con il Vasto Girardi nella gara giocata sul neutro delle Civitelle di Agnone per via dell'indisponibilità dello Stadio Aragona. Un tempo per parte e alla fine divisione della posta, che però probabilmente non soddisfa nessuno. Si gioca in un pomeriggio estivo di fronte a 400 spettatori circa. Al terzo minuto Ruggeri, su punizione per gli ospiti, mette al lato dai 20 metri. Pericolosissimo il Vasto Girardi all'ottavo con Ametai, che in area tutto solo calcia addosso a Di Rienzo, che salva. Meglio i Molisani, con la Vastese che si vede al decimo con Alonzi, che trova la risposta di Carriero. Ancora Vasto Girardi al tredicesimo e ancora con Ametai, che fallisce un'altra ghiotta opportunità mettendo il pallone al lato. Il sintetico delle Civitelle e la velocità della squadra di Prosperi mettono in difficoltà i biancorossi di Fulvio D'Addario, che non riescono a creare molto dalle parti di Carriero. Si assiste così ad una lunga fase di stanca, con tanto gioco a centrocampo e portieri praticamente inoperosi. Nel finale di primo tempo, al 43esimo, punizione ospite di Ruggeri e respinta difettosa di Di Rienzo. Nella ripresa, pronti via e ospiti in vantaggio al secondo, con un'azione show di Ametai che supera i difensori della Vastese con irrisoria facilità e, una volta in area, batte Di Rienzo per il vantaggio del Vasto Girardi. Si fa dura per la squadra di D'Addario, con gli ospiti che si vedono annullare al sesto il raddoppio con Guida per fuorigioco. Passano 3 minuti e Acunzo in area molisana tocca il pallone con la mano. Rigore che sembra netto, con Giordano Di Matera che indica il dischetto, e con Jonathan Alessandro che non sbaglia dagli 11 metri, regalando il pari ai biancorossi. Al quindicesimo triplo cambio nella Vastese, con l'ingresso sul terreno di gioco di Agnello, Scafetta e Martiniello. La gara resta viva con le due formazioni che non si accontentano. Al ventottesimo proprio il neoentrato Martiniello può approfittare di una indecisione della retroguardia molisana, non riuscendo però a calciare nel modo migliore da ottima posizione. Si entra così negli ultimi 15 minuti di gara con tanto equilibrio e l'occasione mancata da Alessandro al 49esimo, con la correzione in rete sulla linea di porta che non arriva. Finisce così al Civitelle senza vincitori né vinti, con la Vastese che rimanda l'appuntamento con la vittoria in attesa del derby di domenica prossima con il Castelnuovo. Abbiamo avuto difficoltà, abbiamo fatto una partita un po' sottotono, anche i ritmi sono stati abbastanza blandi. Meglio al secondo tempo, però certamente, insomma, abbiamo creato anche poco. Ci siamo affidati all'uno contro uno, ci siamo affidati a fare giocate personali e abbiamo giocato poco da squadra, e loro ci hanno messo in difficoltà nella fase difensiva, e quindi con dei giocatori rapidi, sia Salatino che Guida, e quindi certamente diciamo, stavamo sempre in allerta, perché il gol poteva nascere in qualsiasi momento.
siamo anche all'inizio e quindi dobbiamo trovare ancora i ritmi giusti. Questa è la seconda partita ufficiale, abbiamo fatto quella di Coppa Italia su un campo che certamente per noi è difficoltoso, perché comunque devi costruire rispetto al Vasto Girardi è molto più abituato, ma a parte questo insomma poi bisogna essere obiettivi. Penso che il pareggio sia giusto e noi abbiamo fatto molto bene. A noi ci ha deciso l'episodio a nostro sfavore, se proprio vogliamo essere precisi. Beh, tra la vittoria abbiamo avuto 5 occasioni credo abbastanza nitide, 3 quasi clamorose. Abbiamo preso un, ma a prescindere dal rigore che non l'ho visto, loro neanche hanno protestato, quindi va rivisto, non voglio, però è stata una conduzione, credo che abbia scontentato tutti e due, perché sono stati errori secondo me macroscopici, però a prescindere da questo abbiamo fatto secondo me un'ottima gara, potevamo anche perdere, ma sarei stato comunque contentissimo di quello che i ragazzi hanno fatto, perché eravamo anche per alcuni problemi in emergenza, una squadra di ragazzini, di ragazzi giovanissimi che credo si sia imposto in maniera importante contro una squadra forte. Pareggio dunque per la Vastese 1-1 contro il Vasto Girardi sul neutro di Agnone, in attesa che il Monte Erboso dell'Aragona torni a splendere. Speriamo che lo faccia presto, perché la Vastese ha anche bisogno del suo campo da gioco. Un pareggio, Andrea, che per quello che si è visto negli highlights, nelle azioni che ci ha raccontato il nostro Paolo, tutto sommato ha preso gol la Vastese, è passata un po' la Buriana, poi si è riassestata la formazione di D'Adderio ed è riuscita a pareggiare, anche se anche D'Adderio ha detto non è stata probabilmente la nostra miglior prestazione. In settimana anche la Vastese ha giocato in Coppa Italia contro il Notaresco perdendo 3-2 e probabilmente le squadre che hanno giocato di mercoledì, visto che siamo proprio all'inizio, un po' probabilmente i 3 impegni settimanali li risentono. Anche se poi hanno immagino anche ruotato abbastanza, però logisticamente può essere comunque d'intralcio una gara di Coppa. Sì, io chiedo scusa per non aver rindossato per bene il microfono. No, dicevo, può essere d'intralcio non tanto perché si consumino energie, perché poi i giocatori vengono ruotati, ma proprio per un fatto logistico, perché comunque ti devi spostare, in quel giorno praticamente non ti alleni come vorresti, quindi insomma può essere un disturbo. Però insomma è pur vero che la Vastese è una squadra che ha fatto un buon punto a Fano, però anche lei è alla ricerca di una identità, perché anche la Vastese ha inserito dei giocatori anche negli ultimi giorni. C'è stato questo colpo importante di Agnello che deve essere inserito appunto nell'organico. Non è ancora una squadra a pieno regime, lo sarà anche lei come tante altre più in là, però insomma la Vastese non penso possa competere per le alte sfere del campionato, non penso che abbia la consistenza a livello di organico pari alle altre abruzzesi come Pineto e Notaresco, in attesa poi anche di conoscere quello che sarà della San Benedettese, però la Vastese deve fare un campionato che è all'altezza della piazza che rappresenta. Ci sono dei giocatori importanti su tutti, Alessandro che ha iniziato bene questa stagione, non solo lui, però insomma se Agnello garantisce quello che lui sa dare, se gli altri fanno la loro parte, è una squadra che potrà togliersi delle soddisfazioni. Assolutamente, peraltro molto interessante, io l'ho visto in settimana, Mirko Ceccacci, classe 2003, questo insomma è un campionato dei giovani e lo diciamo sempre, in cui le squadre ovviamente ci tengono a proporre ragazzi, e questo ragazzo sembra, almeno noi ce l'auguriamo per la Vastese, molto molto interessante. C'è un episodio da Moviola che poi è il calcio di rigore che fissa la parità nella partita di Agnone. Il fallo di mano di Acunzo, lo vediamo, eccolo qua, io ho fatto anche un fermo immagine, tra poco lo vediamo, il tiro se non erro è di Attili e mi sembra abbastanza netto, perché Acunzo ha il braccio staccato dal
dal corpo e mi sembra in posizione, ecco sì, è vero che va per proteggersi, però è anche vero, non so Stefano, te che impressione hai? Di un rigore giusto. Soprattutto con le nuove linee guida, sì, Andrea, no, mi sembra un rigore che c'è. Sì, rigore, cioè se la palla ha toccato il braccio, come mi sembra, sì, sì, e visto che il braccio, o meglio le braccia, non erano attaccate al corpo, mi sembra rigore netto. Eh sì, pareggio dunque per la Vastese. Oh, l'unica buona notizia di giornata arriva da Montegiorgio, dove il Pineto, che aveva perso le due partite col Castelnuovo, l'esordio in campionato e la gara di Coppa Italia, si riscatta e lo fa vincendo 0-2 in terra marchigiana. Vediamo il servizio. Il Pineto riscatta il passo falso di domenica scorsa e vince a Montegiorgio per 2-0 nella seconda giornata del girone F del campionato di Serie D. Gli abruzzesi si rilanciano grazie ai gol di Mininclair e Cardella, lasciando invece i marchigiani a un solo punto in classifica. Una bella partita quella che va in scena al Tamburrini di fronte a un'ottima cornice di pubblico. Nel primo tempo, all'11esimo, momenti di apprensione per il portiere ospite Mercorelli, colpito da Spagna involontariamente. Il numero 1 abruzzese poi si rialza e prosegue il match, neutralizzando pochi secondi dopo il tiro di Donzelli. Al 13esimo ecco il vantaggio del Pineto. Mininclair con il mancino trova il gol, complice il portiere Gagliardini, che commette però una papera colossale. Neanche il tempo di rimettere la palla al centro, che arriva il raddoppio. Al 17esimo infatti è Cardella di testa a infilare per la seconda volta il portiere montegiorgese, anche se l'azione in questo caso è viziata da un fallo netto commesso a centrocampo ai danni di De Meglio. Il Montegiorgio però reagisce subito, lancio di Misin per Perpe Pai, il numero 9 controlla il pallone e calcia, palla di poco a lato. Con le immagini girate da Francesco Marconi si passa alla ripresa. Il Montegiorgio le prova tutte per riaprire la gara, senza mai impensierire seriamente la retroguardia del Pineto, che riesce a sventare ogni minaccia senza troppi problemi. L'occasione più nitida capita sui piedi di Perpe Pai, ma l'attaccante temporeggia troppo e sul più bello viene fermato da Bosco. Poco dopo Nardella fa tutto bene sul vertice destro, entra in area ma sbaglia il cross. Nel finale Cardella su punizione chiama il portiere alla deviazione in angolo. Poi di fatto non accade più nulla e gli abruzzesi festeggiano 3 punti meritati. Abbiamo provato, secondo me bisognava avere un episodio anche se una palla inattiva. Abbiamo tirato un paio di punizioni dal limite dell'area, non siamo riusciti a far gol. L'azione di Zancocchia, le occasioni ce le abbiamo avute per cercare di aprire la partita. Sono sicuro che se facciamo un gol sicuramente sarebbe stata tutta un'altra partita. Pazienza, dobbiamo leccarci le ferite, dobbiamo capire che questa è la Serie D, capire che non bisogna sbagliare il meno possibile. Sono 3 partite che facciamo, abbiamo raccolto veramente pochissimo per quello che mettiamo in campo, per quello che seminiamo, però questo è il calcio, sperando in momenti più fortunati. E ragazzi, non posso rimproverare niente perché comunque hanno messo tutto, hanno dato tutto. Ripeto, poi in queste partite affrontando squadre importanti, squadre forti, squadre esperte, c'è bisogno di un episodio. L'episodio ce l'abbiamo avuto, non l'abbiamo sfruttato e capita che poi vanno piano piano a scemare. Sì, sì, è stata una partita approcciata benissimo, siamo stati bene, bravi ad andare subito in doppio vantaggio. Giocavamo con una squadra che giocava bene a calcio, organizzatissima. Poi è normale che nel secondo tempo abbiamo gestito la gara, abbiamo lasciato a loro il possesso, non abbiamo lasciato la profondità. Dovevamo essere un po' più cattivi nelle ripartenze perché la partita la potevamo chiudere. Però la squadra è stata molto brava, no? Nella gestione della gara, non ha concesso praticamente nulla nel secondo tempo, nel primo invece del Montegiorgio ha avuto un paio di occasioni per riaprire la gara. Sì, 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 però ho detto prima, affrontavo una squadra che sa giocare a calcio, una squadra che è organizzatissima, io sapevo che ci potevano mettere in difficoltà in qualsiasi momento, è normale che siamo stati avvantaggiati dal doppio vantaggio. E ci sta a soffrire con una squadra del genere, perché l'ho detto, questa è una squadra che sa giocare, ha messo in difficoltà anche l'Alto Casertano la domenica scorsa. Poi il mister Mengo lo conosco bene perché sa far giocare bene le squadre e mette in difficoltà le squadre avversarie. Ecco Andrea, questo è il Pineto che ci aspettiamo, cioè una squadra, sì, forte, che va sul campo del Montegiorgio in 17 minuti, mette in discesa la partita e poi controlla. Cioè, sì, questa è esattamente
Questa volta la fortuna ci ha girato, ci scrivo da casa, avanti così a piccoli passi, forza Pineto, però io credo che questo sia lo standing del Pineto in questo campionato. L'amico da casa parla di fortuna e penso faccia riferimento all'errore del portiere del Monte Giorgio, però era giusto partire con questa autorevolezza perché il Pineto non può essere, e anche qui chiaramente è una squadra che deve trovare la sua reale identità, anche se viene dall'ottimo lavoro dello scorso anno di Pomante, e un po' questa identità ce l'ha. È chiaro che alcuni giocatori sono andati via, sono arrivati altri giocatori altresì importanti, però insomma nel tempo voglio immaginare che il Pineto migliori, e quello che abbiamo sottolineato la scorsa settimana è fondamentale che il Pineto non giochi una stagione di rincorsa. È una squadra forte, è una squadra che deve partire bene e mettersi lì in alto, e poi non è detto che debba vincere il campionato, perché vince una sola e tante componenti incidono, ma per la squadra che è il Pineto deve stare lì su e battagliare per vincere il campionato, per essere protagonista. Lo scorso anno ha fatto una splendida rincorsa, però poi la squadra sì, ha vinto i playoff che sono serviti a poco, è arrivata al terzo posto con un distacco notevolissimo dal primo posto, ma anche dal secondo. Pineto deve stare lì in alto e deve battagliare. Per fare questo non bisogna partire a handicap come si è fatto nelle ultime stagioni e come c'era il rischio che potesse avvenire quest'anno dopo la prima battuta d'arresto. È presto, siamo alla seconda giornata, ma il segnale che deve dare la squadra è come hai detto tu, è un segnale di autorevolezza che va dato sin da queste prime battute, perché la squadra deve stare lì in alto e deve lottare per quegli obiettivi. C'entrerà la vittoria? Non lo sappiamo, ma deve stare lì. Eh sì, deve stare lì. Stefano, peraltro te l'hai visto in settimana in Coppa Italia? Sì, ho visto. Proprio nella partita persa col Castelnuovo. Ma era ovvio che il Pineto non era quella delle due uscite contro il Castelnuovo, e credo che in questi giorni prima di Monte Giorgio sia il mister che sia la dirigenza si sia fatta sentire poi negli spogliatoi per chiedere qualcosa in più a questa squadra. Questa squadra l'ha dimostrato oggi a Monte Giorgio, vincendo su un campo difficile, perché andare a giocare a Monte Giorgio e vincere così non è facile, e sicuramente il Pineto potrà fare molto bene. Anche perché insomma l'anno scorso diciamo che l'uomo in più Minincleri, però in fase offensiva è stato Minnozzi. Ecco, se Minnozzi replica più o meno la stagione scorsa, signori, quest'anno Cardella è un giocatore, l'avete visto il gol, il secondo gol, il gol del 2-0. Non è detto che si vadano a sommare i gol dello scorso anno. No, non è detto, ho detto che però ha la possibilità di giostrare su un attaccante più mobile come Minnozzi e un attaccante più di struttura come Cardella. Certo, no, la coppia sembra davvero ben assortita. Poi magari Cardella è più bomber rispetto a Romano, che era lo scorso anno il centravanti del Pineto ed era l'uomo di struttura dello scorso campionato, della scorsa seconda parte. Romano, giocatore sì di fisico, ma che ha meno gol nei piedi rispetto a Cardella. Non sarà una somma aritmetica, però certo che è una ottima coppia, sulla carta è tale. Eh sì. Sicuramente meglio averli in squadra che con. Caspita, anche perché insomma, quindi, l'anno scorso ad Alba Longa Cardella ha fatto molto bene, due anni fa un po' meno a Latina, però insomma è un giocatore che adesso vediamo, perché molti giocatori sono anche geograficamente molto identificabili, ci sono giocatori che vanno bene nei campionati laziali, marchigiani, in squadre magari che poi sono campionati diversi, sono campionati anche spesso e volentieri diversi, però insomma Cardella, per le qualità che ha, mi sembra uno che i gol li fa e li farà. E noi ovviamente ci auguriamo per il Pineto che sia così fino alla fine del campionato. Stiamo per chiudere il nostro giro andando a vedere gli highlights con telecronaca di Matese-Nereto. 1-1, primo punto in campionato per il Nereto, che veniva dalla sconfitta interna contro il Chieti della settimana scorsa. Vediamoci Matese-Nereto. Comunque vediamo il ritorno di Alfageme oggi e il Banese, voluto fortemente dalla dirigenza, è ritornato, era stato accostato al Pineto, ma poi non se ne è fatto nulla, insomma non ha firmato più per il Pineto e torna in coppia con Congiu.
manca Esposito che sembra che sia infortunato, quindi Veneto cittadina marchigiana vincente ad Avellino qualche anno fa. Buona la rimessa di Antonio Riccio, lunga gittata a cercare il Wozni, il matesino Doc. Buona sta palla in mezzo, Alfagene fuori gioco, scacco Bruno Elfagene, bella sta triangolazione, ancora Bruno Elfagene, Alfagene, Alfagene a tu per tu con De Luca, c'è stato anche uno spintone su scacchi e si è stirato ancora, sembra che sia stirato, si è stirato Alfagene. Fabiano mette l'ennesima palla in mezzo, stacca bene la palla, attenzione ancora Conci, questa volta si riscatta, troppo profondo ancora, buona questo Fabiano, buono, c'è stato un fallo che poteva essere ravvisato, qualcosa di Boboricci dicevano qui, ottimo questa palla di Fabiano per scacco, scacco ancora, non arriva Bruno Elwozni, grandissima giocata di scacco, ottima questa intuizione di scacco e Boboricci dicevano qui, ottimo questa palla di Fabiano per scacco, scacco ancora, non arriva Bruno Elwozni, grandissima giocata di scacco, ottima questa intuizione di scacco e praticamente c'è stato un'indecisione e a botta sicura Boboricci, ancora bene anteriore Vincenzo Ricamato, buona, buona, Boboricci, 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 lui a tu per tu con De Luca, buono il Wozni, niente da fare, 0-0 primo tempo, ben 4 matesini, non il primo tempo, però ha sempre qualche numero come questo Quadrano che salta secco Antonio Ricci, scende, comunque batte Ristocci ed è gol, ed è gol, ed è gol. Ed è gol del Nereto, questo è il calcio. Alessio Langellotti. E grande intervento del portiere, grandissimo intervento del 2000. Il drop. E gran tiro di Alessio Langellotti. Sì, si affaccia anche con più convinzione in avanti. Boboricci. Buona questa giocata di Alessio Langellotti, Boboricci e gran parata incredibile, adesso veramente il colpo. Antonio Riccio alla lunga gittata a cercare il Wozni, Sedola tenta il tiro e sfiora incredibilmente la traversa. Buona questa apertura a cercare Boboricci a tu per tu con il portiere a Fiane. No, non è giornata, non è giornata. Affiani, Affiani ancora. E ancora De Luca, ancora De Luca. Prendiamo una punizione del tutto gratuita in una posizione come prima. Ennesimo. E pareggiamo. Pareggia l'Airone Congiu. Fisca bene così. Buttiamo letteralmente dalla finestra 2 punti. Oh, insomma, devo dire HL partecipati, eh? Telecronaca partecipata, quasi non ci credeva al pareggio, peraltro Eurogol di Cipriani, esatto, è la correzione da casa, peraltro ne devo fare anche io una di correzione, capisco che magari Piedimonte Matese e insomma il casertano non sono proprio aderenti a Nereto, però Nereto è fieramente e assolutamente cittadina abruzzese, non marchigiana. Certo non siamo molto distanti dalle Marche, ma siamo ancora dalla parte di qua. L'Eurogol effettivamente è di Cipriani. Andrea, a questo punto quanto vale? Peraltro potevano essere 3, perché Nereto l'aveva praticamente portata a casa questa vittoria. E per quello che c'è il rammarico, però bisogna essere anche obiettivi, e da quello che abbiamo visto dalle immagini, Nereto non ha fatto molto di più rispetto a quella splendida punizione di Cipriani. Poi fare 3 punti era evidentemente meglio per il morale, per la classifica e tutto quello che vogliamo, però insomma il Matese avrà perso alcuni elementi importanti rispetto alla scorsa stagione, però
la partita l'ha fatta, ha avuto tante palle gol, alla fine dai e dai, è arrivato il gol dell'1-1, ma negli highlights manca l'azione subito dopo il gol dell'1-1, al 94esimo, quasi 95esimo, il Matese ha seriamente sfiorato addirittura il ribaltamento di risultato, però era importante per il Nereto, dopo la sconfitta con il Chieti, iniziare a muovere la classifica sin da subito. Ora avrà il derby contro il Notaresco, sarà un impegno particolarmente duro, però io penso che il Nereto vada ulteriormente registrato, Senigallese avrà un lavoro importante da fare, non so se sarà possibile tra gli svincolati reperire qualche altra forza, oggi mi pare abbia debuttato l'attaccante Siganda, però insomma con Pedalino in panchina, però c'è bisogno di qualcosa in più per arrivare all'obiettivo della salvezza, che non sarà affatto facile da conseguire. Oh, peraltro, a proposito di questa sera, abbiamo ritrovato Manfredo, Pietrantonio, abbiamo ritrovato Simone Bernardini. Ma te lo ricordi Alfa Gemme? Certo, lo abbiamo oggi nel leggere la formazione, sì, stagione 2007-2008, iniziò molto bene, poi si perse un po', è un giocatore che ha avuto sempre grandi mezzi atletici, ancora prima che tecnici, però insomma gioca ancora alla sua veneranda età, però penso che in Serie D possa fare la sua parte. Ci andiamo ad ascoltare l'intervista a Stefano Senigallesi, allenatore del Nereto. 92 minuti, ci avete creduto in questa vittoria? Se cercavate il colpaccio esterno qui a Piedemonte Matese, poi addirittura avete rischiato di perderla nell'ultimo minuto di recupero sul tiro di Langellotti. Mister, che gara è stata quella del suo Nereto? Gara difficilissima, loro sono partiti fortissimo, è una squadra di ottime individualità e tra l'altro con delle assenze importanti. Immaginavo che qui sarebbe stato comunque inizialmente molto difficile produrre neanche un po' di gioco, perché hanno grande muscolarità e quindi mi rendevo conto che sarebbe stato complesso. Poi pian pianino ci siamo riordinati, abbiamo trovato più spazio e tutto sommato abbiamo anche fraseggiato abbastanza bene, non stavamo subendo tantissimo. Per quanto riguarda il secondo tempo, il fatto di essere passati in vantaggio è stata una grande fortuna, perché noi eravamo in debito d'ossigeno, la Matese ha tanti piccoli problemini, noi ne abbiamo altrettanti e se dovevamo pareggiarla forse è meglio che sia successo al 96esimo. Mister, un punto guadagnato, due punti persi. È un punto guadagnato assolutamente, campo in cui faranno fatica in tanti avversari, difficilmente faranno i punti, e il fatto che noi l'abbiamo fatto con delle situazioni di difficoltà ci dà soddisfazione, fiducia e tra l'altro colgo l'occasione per fare i complimenti ai ragazzi, perché hanno lottato anima e corpo per tutti i 95 minuti. Grazie mille. Grazie a lei, arrivederci. Un punto guadagnato e in fondo ha ragione Stefano Senigallesi, vero Stefano, per quanto visto in campo, benché sembrava quasi fatta. Sì, ma dopo il gol del vantaggio il Nereto ha rischiato molto, anche prima, ma dopo tanto, con qualche uscita anche un po' avventata del portiere. Sentito che ha detto Senigallesi, meno male che l'abbiamo preso, se dovevamo proprio prenderlo, meglio alla fine, perché secondo me la sensazione che ha avuto lui è se lo prendiamo prima prendiamo anche il secondo. E anche il terzo forse. Purtroppo l'ho vista contro il Chieti, ho visto il Nereto contro il Chieti, è una squadra che si deve ancora, deve ben quadrarsi ancora. Eh sì. Prossimo turno, domenica prossima. Terza giornata di campionato, lo vediamo con l'ausilio della grafica, eccola qua, Alto Casertano, Pineto, Castelnuovo, Vastese, Fano, Castelfidardo, Fiuggi, San Benedettese, anche questa partita sarà rinviata, Nereto, Notaresco, e quindi secondo derby di giornata, Porto d'Ascoli, Chieti, Recanatese, Montegiorgio, Trastevere, Tolentino e Vasto, Girardi, Matese. Terza giornata di campionato, però fatemi fare un inciso per la nostra programmazione, perché allora prima di arrivare a domenica ce n'è di tempo ancora, tra 7 giorni, perché Andrea dopo domani ritorna l'Abruzzo del pallone, ma con te live. Sì, beh, seguiremo le partite di Teramo e Pescara, giocherà prima il Teramo per la prima volta, saranno due gare non contestuali,
toccherà sì. al intanto ho segnato il Napoli, Osimhen, tanto per cambiare. Niente Lozano, eh? Sta giocando Lozano? Indicazione guarda, proprio strettamente non, personale. Non ti so soddisfare in questa richiesta perché speriamo non ho visto le formazioni. No, non sta giocando. Peccato. Però ecco, che ti stavo dicendo? No, giocheranno alle no, 18, vediamo okay, il prossimo turno di Serie C. Lucchese Teramo alle ore 18, poi in serata alle 21 Gubbio Pescara. È inutile dire che insomma siamo a inizio stagione, ma cominciano a essere partite importanti, perché il Teramo viene da due sconfitte consecutive e cerca la prima vittoria. Ed è in sostanza uno scontro diretto contro una squadra che si trova lì nella parte bassa della classifica, anche se siamo soltanto alla quinta, sesta giornata, ok? Il Pescara deve rispondere al mezzo passo falso con la Viterbese, alla trasferta di Gubbio, e il Gubbio in casa sta facendo benissimo, e poi il Pescara sarà atteso dalla sequenza di scontri diretti, a iniziare da quello con la Reggiana di domenica prossima. Quindi state con noi, seguiteci, perché insomma ci sarà tanto da raccontare prossimamente. Questo martedì, domenica prossima invece, cioè weekend prossimo, il Teramo anticipa al sabato 17:30 contro la Viterbese, e poi ci sarà spazio per la Serie D nella prima parte della domenica pomeriggio con la terza giornata di campionato, e poi il Pescara in campo contro la Reggiana, come detto scontro diretto, e poi insomma arriveremo fino alla serata con i servizi di Serie D e anche con il post partita del Pescara. Insomma, tanta carne al fuoco. Eh sì. Grazie Andrea. Ciao a tutti. Grazie Stefano, grazie a Stefano Recanati. Ciao a tutti, ciao. Grazie a Maurizio Daguin in regia, ma ringraziando Maurizio Daguin ringrazio tutta la squadra davvero di TV6, Paolo Renzetti, Loris Bennato, Claudio Di Giacomo, Roberta Di Sanzo, ma tutti quelli che hanno lavorato in questi due giorni tra Serie C e Serie D. Speriamo di avervi tenuto compagnia. L'Abruzzo del Pallone torna martedì per Lucchese Teramo prima e Gubbio Pescara poi. Con la Serie D ci vediamo la settimana prossima nel pomeriggio per le partite, e poi in serata seguendo la partita tra Pescara e Reggiana, e poi i servizi della terza giornata di campionato. È tutto, buona domenica.